ritrovati amici di edili.com. Dopo la pausa estiva siamo tornati e in questo appuntamento riprendiamo il discorso del progetto Integro che vi avevamo presentato lo scorso giugno. Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana che prevede la realizzazione di un modello, di un vero e proprio prototipo abitativo che dimostra come l'edilizia può essere amica dell'ambiente a impatto zero e come anche la qualità della vita può migliorare proprio passando attraverso una struttura più sicura e più sostenibile. Vediamo le interviste che abbiamo realizzato proprio al seminario di presentazione del progetto che vede in collaborazione l'Università di Bologna e l'Istituto Professionale Edile. Come viene riportato dalla denominazione Integro, è sì anche un sistema costruttivo, ma in realtà ha una visione più ampia perché rappresenta un modello di edilizio che si ispira ai principi dell'economia circolare. Che cosa significa? Che da un lato sì, è un sistema costruttivo che raccoglie, diciamo, quello che sono oggi le condizioni più avanzate dal punto di vista dei materiali e delle possibilità tecniche dal punto di vista dell'edilizia, e quindi da questo punto di vista, come si vedrà, è innovativo perché rappresenta appunto lo stato più avanzato e che guarda ovviamente anche le prospettive future. In questo intendo soprattutto le questioni che riguardano gli impatti ambientali, anche legati alle questioni del comfort e alla sicurezza anche sismica e alle questioni che riguardano il risparmio energetico. Ma non è solo questo, perché l'obiettivo principale del progetto è quello di intervenire su quelle aree, quelle più vicine al centro ma più distanti temporalmente, cioè quelle realizzate, diciamo, dal dopoguerra in avanti, perché generalmente questi comparti, questi isolati, ovviamente non hanno una qualità abitativa alta perché sono congestionati, hanno una condizione di densità abitativa eccessiva, non hanno zone verdi, soprattutto non hanno servizi. Quindi il progetto in realtà che ha un'altra anche dizione, che è quella di ricostruire per rigenerare, intende applicare il principio della sostituzione edilizia, che vuol dire sostanzialmente ricostruire, non soltanto riqualificare. All'interno di questo progetto noi realizzeremo un prototipo che è sostanzialmente un'esemplificazione di questo modello costruttivo reale, cioè è un edificio che sarà poi testato, monitorato nel tempo, che quindi diventerà quello che noi chiamiamo il gemello digitale di quello che poi dovrà essere. E questa collaborazione è stata molto fattiva perché appunto ci permetterà di non soltanto di prefigurare, ma di realizzare qualcosa che può essere poi anche sperimentato, valutato e testato in loco. E questa collaborazione fra un'università che ovviamente ha un profilo scientifico anche, quindi di riflessione teorica, e una parte invece operativa che rappresenta appunto l'IPLE nella possibilità di essere la mano operativa di questo, è stata fondamentale per portare a terra, diciamo, degli intendimenti che sennò sarebbero rimasti magari solo sulla carta. Presidente, facciamo il focus su Integro, questo importante e innovativo progetto che prevede addirittura un modello sulla rigenerazione urbana delle periferie. Di che cosa si tratta? È un progetto a cui siamo molto affezionati noi come Scuola Edile di Bologna, perché è stato un investimento importante fatto già un paio d'anni fa. Siamo stati fortunati nella disgrazia di questa epoca dove abbiamo previsto in gran parte il futuro dell'edilizia, cioè il green, l'ecosostenibile. Questo è un progetto piccolino ma che si può vedere in grande scala, quindi si possono proprio creare le condizioni ideali per demolire fette di città e ricostruire con un modello a impatto zero, consumo zero, perché con tutte le energie rinnovabili noi praticamente non abbiamo più bisogno di altro, diventiamo completamente autonomi, addirittura nel lunghissimo periodo sappiamo già come smontare e rimontare in altro luogo. L'abbiamo già visto in altre zone del mondo. Si può dire quindi che il futuro sia davvero già qui, è già presente? Noi dobbiamo sapere, per poter insegnare, dove va il mondo, dove va il mondo soprattutto dell'edilizia. Noi lavoriamo per le imprese e per i nostri addetti, la forza lavoro, quindi è importante sapere dove va l'edilizia. Oggi, a differenza del passato, non abbiamo più l'acqua, per esempio, non abbiamo più la betoniera, come battuta scherzosa, quindi si va tutto quasi a secco. Acciaio, vetro, legno, prodotti ecocompatibili. Questo è il grande salto sul quale la grande collaborazione che abbiamo avuto con l'università ha ottenuto questo successo, secondo noi molto importante, che ci aiuterà in futuro
a migliorare il nostro, la nostra qualità della vita. Corso IFP, la qualifica gratuita di operatore edile alle strutture di IPLE. Una vera opportunità per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni, con la possibilità di trovare lavoro subito al termine della formazione professionale. Due anni dinamici, caratterizzati da corsi in aula, molte ore di lavoro pratico in laboratorio e corposi periodi di stage in azienda. Per saperne di più, consultate il sito e venite a visitare l'IPLE. Ecco, IPLE ha deciso di partecipare a questo progetto integro perché il progetto rappresenta veramente una sintesi felice di tutti quelli che sono i driver dell'innovazione del settore edilizio. Quindi per noi è importante e fondamentale, in quanto ci consente, attraverso anche azioni di pubblicizzazione come questa, quindi un seminario pubblico, di presentare al grande pubblico quello che è un settore che diventerà nei prossimi anni fortemente attrattivo. Da dove nasce questa necessità? Sicuramente da quella che è lo scarto fra la necessità delle imprese che chiedono personale qualificato e la disponibilità sul mercato di figure che possano soddisfare questa necessità. Perché il settore fino ad oggi vive ancora di stereotipi e quindi è importante per noi presentare il settore per quello che sarà nei prossimi anni, quindi un settore ricco veramente di opportunità, ricco di qualificazioni, ricco di possibilità anche di lavoro. In tutto questo IPLE, come ente di formazione a competenza verticale sull'edilizia, giustamente si pone delle domande che sono come e in che modo affrontare le principali sfide di questo settore, che sono appunto la forte innovazione che porta a una contaminazione di saperi anche relativi ad altri settori e contemporaneamente la carenza di personale che diciamo è causata anche e non solo dalla crisi del 2008 che ha diciamo nei fatti liquidato 600.000 figure che operavano nel settore, ma anche dal problema demografico, nel senso che il calo costante demografico della popolazione del nostro paese diventerà uno delle prossime sfide dei prossimi anni. In tutto questo IPLE cerca di porre in essere due azioni, una diciamo che ha la volontà di rispondere a una contingenza e quindi generare dei percorsi just in time che ci consentono di accorciare il time to market della produzione di nuove persone qualificate per il settore, rispondendo quindi alla necessità immediata, e dall'altro di anticipare un po' il futuro, spiegando alle nostre imprese, ai nostri operatori e agli operatori del settore come cambierà questo lavoro e quindi come dobbiamo attrezzarci in termini di competenze. Il 23 settembre parte il corso di rilievo digitale dei fabbricati, un corso che guarda al futuro. Ma perché scegliere un rilievo digitale anziché uno tradizionale? Risparmio di tempo in cantiere e alta precisione nei rilievi per gli interventi del Superbonus 110% sono solo alcuni dei motivi. Per saperne di più, IPLE è a vostra completa disposizione con i contatti che leggete in sovraimpressione. Abbiamo visto come il progetto Integro va incontro all'ambiente e ora vediamo nello specifico come può anche migliorare la qualità della vita e quali sono le zone di Bologna interessate proprio da questo progetto. Oggi ho presentato la parte della nostra ricerca che condividiamo, però che riguarda gli aspetti più metodologici, quindi come abbiamo definito diciamo, i principi costitutivi del modello e come questo viene applicato al contesto specifico della città di Bologna. Quindi io mi sono occupata prevalentemente dell'individuazione di questa insieme di aree campione nelle quali si ipotizza sia possibile effettuare un intervento di rigenerazione urbana, in particolare un intervento di sostituzione. Quindi non si limita a un intervento di recupero e rinnovo del patrimonio edilizio esistente, ma è un intervento sostanzialmente di demolizione con ricostruzione.
questo perché appunto il patrimonio su cui si va a intervenire, che è un patrimonio costruito prevalentemente tra il 1940 e il 1970, presenta delle criticità che non possono essere sanate in maniera sostenibile sia dal punto di vista economico che da un punto di vista di ottimizzazione ingegneristica con un intervento di recupero. Anche una riqualificazione quindi delle periferie, che forse sono le zone più critiche, giusto, di una città. Esatto, l'intervento è rivolto, diciamo, alla prima periferia della città di Bologna, che è quella parte di città che è stata appunto costruita prevalentemente nel secondo dopoguerra, che in termini, diciamo, anche quantitativi di patrimonio è la parte più consistente come numero di edifici. Una migliore qualità del costruito è anche una migliore qualità della vita poi di chi ci abita, giusto? Certo, naturalmente la finalità poi di tutta l'edilizia, specialmente quella quando andiamo a realizzare un edificio residenziale, è proprio quello. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita degli abitanti di queste residenze. Quindi che questo si traduce in degli edifici che sono efficienti energeticamente, ma anche degli edifici che siano concepiti per gli standard abitativi e per i servizi che sono necessari alle attuali esigenze contemporanee degli abitanti. L'idea era quella di realizzare un intervento di sostituzione che fosse a impatto zero, quindi un intervento che si basa sull'applicazione dei principi dell'economia circolare al settore edilizio. Un edificio che quindi ha un impatto realizzato completamente con tecniche costruttive a secco, in un'ottica che poi, una volta espletata la sua funzione vitale a fine vita, possa essere completamente smontato e i materiali di cui è costituito possano essere riutilizzati o riciclati. Edificio che inoltre si basa sui principi anche della bioclimatica. Sono aperte le iscrizioni per il corso IFTS gratuito per diventare tecnico di programmazione e gestione del processo edile BIM e Green Oriented, in partenza a novembre. Per informazioni, l'Istituto Edile è in prima linea sui temi ambientali, progetti per ridurre l'inquinamento e migliorare la produttività degli edifici.